Buongiorno da Imperia, dal Golfo di Imperia. È il 10 settembre, giornata 2 di queste vele d'epoca 2022. Stiamo uscendo dal porto con il nostro Fido Gommone e oggi abbiamo anche un nuovo driver, il nostro Alessio. Stiamo seguendo una delle barche più grosse della flotta, se non la più grossa, infatti è nella categoria Big Boats, ed è Cambria. Questo meraviglioso scafo che batte bandiera, crediamo di aver capito, di Douglas, quindi di qualche isola dei Caraibi. Come vedete l'equipaggio è parecchio numeroso, ora stanno issando la randa, un lavoro che richiede, come dire, parecchia forza fisica e potenza. Cambria ieri non ha navigato in segno di lutto per la morte della regina Elisabetta II, ma oggi hanno deciso di uscire in acqua. L'equipaggio è, direi, al 90% anglosassone, molto esperto. Questa barca ha vinto una serie di regate infinite e peraltro ha anche navigato molto, facendo quasi un intero giro del mondo, essendo stata poi ricoverata in cantieri anche in Nuova Zelanda e in Australia. Nel 2014-2015 è stata nuovamente restaurata e qualche anno fa è stata dotata di un albero nuovo, piuttosto potente, come vediamo. Siamo sempre nelle vicinanze di Cambria. È bellissimo sempre vedere come l'equipaggio lavora, e tra l'altro in 5-6 persone. Ora sono a prua per issare le vele avanti. Speriamo che qualcuno possa anche andare presto sul Bonpresso per sganciare la drizza e farci vedere questa manovra un po' particolare, che è sempre ripresa tra l'altro da fotografi e operatori. Vedete che esiste una sorta di rete sotto la vela e sotto il Bonpresso. Quella serve non solo a evitare che la vela cada in acqua, ma ovviamente a evitare che anche l'uomo o gli uomini cadano in acqua. Ora stanno issando quella che chiamerei una vela di trinchetta, ma no, non vorrei dire sciocchezze, qualcuno che ne sa di più di me mi scuserà. Ricordo che ovviamente su queste barche non sono né permesse né normalmente utilizzate attrezzature elettrificate, per cui tutto o quasi si fa a mano. Intanto noi stiamo insieme a Cambria raggiungendo la linea di partenza. Le barche non hanno ancora tutte issate le vele. C'è un mare piuttosto fastidioso oggi, un po' incrociato. Sicuramente le onde non sono potenti come quelle di ieri, però forse potrebbero dare qualche problema alle barche più pesanti e più lente. In ogni caso le previsioni, come vedete, il sole è un po' coperto, però le previsioni sono di tempo buono e di un vento che ci si augura possa essere intorno ai 6-8 nodi. Aspettiamo di arrivare sulla zona di partenza per vedere anche le bandiere della barca comitato e capire quale sarà il percorso che verrà scelto oggi. Ecco, sono arrivati i prodieri, 3 sul Bonpresso. Ecco, vedete quello che raccontavo prima, questo coraggioso ragazzo è andato a sganciare dalla sua ritenuta la drizza, in modo che da poppa possano issare la vela. Ok, ha dato il segnale che tutto è a posto e quindi aspetta che i muscolosi trimmer a poppa. Ecco. È
Ecco, ci siamo proprio sopra vento alla barca Comitato. Ricorderete che ieri abbiamo intervistato a terra il presidente del Comitato Maurizio Buscemi e oggi rispetto alla regata del primo giorno è cambiato il percorso che poi vi racconteremo. Quindi si stanno posizionando effettivamente, ecco, ultimo minuto, si stanno posizionando sulla linea. Vediamo che ad esempio i tedeschi dell'8 metri stanno un po' rischiando, in realtà meno male sono rientrati. È divertente vedere come anche barche di questo tipo, pesanti, molto invelate, insomma diverse da quelle a cui forse la maggioranza di noi è abituata, comunque si mettono in procedura di partenza con molta aggressività, cercando di prendere la posizione migliore sulla linea per poi scattare. Sono belli anche quasi tutte le barche a cui noi siamo abituati, le barche moderne, diciamo così, hanno molti marchi, loghi di aziende, sponsor, eccetera, mentre invece queste ci affascinano sempre con il bianco delle vele, magari qualche tocco di colore degli equipaggi e delle loro divise. Ecco, hanno virato e quindi direi che sono partiti, si è lanciata bene sulla linea sia questa barca con la divisa azzurra, vi chiediamo scusa, poi andremo a controllare chi è effettivamente, e poi anche questo K4702, una delle poche che ha un numero velico moderno, forse questo è Ojala, sì è Ojala, che abbiamo già incontrato, di cui abbiamo già incontrato ieri l'equipaggio. Boa di disimpegno sta arrivando, primo della flotta, il P-Class Corinthian, quindi insomma praticamente si rinnova la lotta a tre che abbiamo già visto ieri con i tre P-Class che sono lì a disputarsi la prima posizione, quella che si chiamerebbe Line Honors, la prima posizione della flotta. Adesso seguiamo perché ieri non siamo riusciti a farlo, però è di nuovo bello vedere gli equipaggi, le barche, queste barche in manovra. Seguiamo l'issata dello SPI, che è piuttosto veloce, una piccola caramella mi sembra, si è liberata, ok. Sulla mura tutto bene. Sentite un po' di concitazione a bordo, una voce femminile che dà gli ordini, però mi sembra una manovra molto ben realizzata. E ora dovremo aspettare probabilmente qualche minuto perché giungano gli altri. Veramente Olympian ha dato una paga olimpica oggi ai suoi avversari, a tanto tanto vantaggio. Speriamo che le condizioni rimangano così e insomma che non ci siano capovolgimenti, almeno per loro capovolgimenti della situazione. Ecco, siamo sempre sulla boa di disimpegno, è passato in questo momento Chips con questa onda davvero che lo sospinge. Guardate che bella questa immagine, con lo SPI che va a toccare l'acqua, l'equipaggio che sta comunque mettendo a posto la vela di prua che ha appena ammainato, lo SPI che porta quasi completamente. Devo dire che si stanno anche abbastanza avvicinando a Olympian, quindi insomma ci sta che assisteremo di nuovo al duello di ieri. Ancora qualche minuto direi e poi arriveranno anche gli altri aurici sulla boa. Ecco, adesso sta arrivando sulla boa di disimpegno anche il terzo P-Class Corinthian. I tre ieri, come dicevamo, si sono classificati primo, secondo e terzo, quindi in testa alla classifica c'è cioè Corinthian, Olympian e Chips. Vediamo oggi se cambierà qualcosa. Alle spalle di Corinthian però, grazie Eugenio e grazie anche al nostro driver Alessio, sta arrivando questa meraviglia, si chiama Hendrik ed è un 7 metri
stazza internazionale, che anche ieri, guarda caso, si è classificato quarto nella generale, diciamo così, non di classe, ma nella generale degli aurici. Direi che è veramente molto bella questa barca. Guardate come sono attenti i timoniere e gli altri uomini, e anche una ragazza, in pozzetto per cercare di capire esattamente come affrontare la boa. Vediamo, speriamo che, mi sembra non abbiano vele a prua, non so se isseranno qualche vela a pallone oppure no. No. Ah sì, ecco, vedete, esce dallo sterigio a metà barca, che bella questa manovra, sembra una di quelle di una vecchio Soling o un Eccel, una di quelle barche a chiglia, derive a chiglia olimpiche degli anni 80, veramente molto bello. Ora aspettiamo un po' qua sul disimpegno che arrivi il resto della flotta, che in realtà è un po' attardata. Però devo dire che rispetto a ieri le barche un poco più moderne, comunque quelle armate barconi, sono più compatte, più avvicinate anche alle big boats e agli aurici grandi. Ci siamo avvicinati alla prima barca del gruppo Marconi ed è Crivizza, una barca italiana. Tra l'altro abbiamo preso appuntamento con l'armatore e l'armatrice per domani per farci raccontare da loro la storia. Ha fatto, devo dire, un primo lato veramente eccezionale, ha dato, come si dice, la paga a tutti. Sono primi sulla boa, come vedete hanno già estato lo spi e malgrado questa onda un po' fastidiosa, però adesso insomma si sono girati e quindi vi dovrebbe spingere un po', stanno camminando molto molto bene. Si susseguono gli arrivi sulla boa di disimpegno. Questo che vediamo con il numero di Cagnara 22 è una barca della Marina Militare Italiana, Artica Seconda, costruita da San Germani a Lavagna, quindi cantiere italiano nel 56, su un progetto di Illingworth e Giles, ed è uno yawl, perché come vedete la mezzana è posta alle spalle, a poppa via del timone. È inseguito Artica Secondo da Twiga, di cui abbiamo anche già parlato ampiamente ieri, che è la barca che porta i colori dello Yacht Club de Monaco, e come vedete è abbastanza spettacolare vedere queste mille vele diverse dai nomi strani ed incredibili. Sotto di noi, grazie Eugenio, sotto di noi un altro yawl che sta arrivando e manovrando per raggiungere la boa di disimpegno, un po' frenato devo dire da questa onda in prua in questo momento. Le vele sbattono un po', però forse ce la può fare. Ecco, hanno cambiato di bordo. Io intanto vedo di controllare sul numero verico che è questa barca. Come dicevo ieri, è sempre un pochino complicato in realtà riconoscerle. Ho approfittato per controllare l'elenco degli iscritti. Questo è Comet, mentre invece un po' sopravvento, pronto a essere lo spiccio, è Midva di Davide Besana, che tutti noi conosciamo non solo per le sue navigazioni, ma anche per i suoi divertenti e bellissimi fumetti. Ecco, ora stanno arrivando i nostri amici di Ojala. Ciao! Sulla boa si stanno preparando anche loro, vedete il tangone, qualcosa che ultimamente non vediamo più molto sui campi di regata.
uno Sparman e Stevens. E sotto di noi sta arrivando Eugenio, perfetto, bravissimo, anche loro pronti. Vedete il sacco dello spi sulla prua, il tangone pronto a essere issato. Sagittarius, che è un altro Sparman e Stevens, originariamente è stato costruito in Italia anche questo, da Carlini di Rimini. Originariamente era una barca italiana e di un armatore che forse molti ricordano, Giorgio Carriero, uno degli armatori più vincenti della vela italiana, dei grandi anni dell'Admiral's Cup e della Sardinia. E poi Sagittarius è passato di mano a questa famiglia francese che ha continuato a navigare, a partecipare a quasi tutti i raduni e le regate per le barche classiche nel Mediterraneo. Divertente, il timoniere è una donna. Ah, abbiamo una skipper. Seguiamo la manovra cercando di non disturbare, ma il nostro Alessio è molto attento. Ah, leggo sempre sulla mia Bibbia, il libretto che riporta tutta la storia delle barche, che Sagittarius ha vinto 5 edizioni della settimana di Alassio, niente di meno, e la Middle Sea Race nel 1977. Un bel palmarès, eh? Questo è l'8 metri tedesco che abbiamo già conosciuto ieri, se vi ricordate, ed abbiamo anche festeggiato il compleanno di una delle ragazze a bordo. Mentre invece sotto abbiamo il Vistona, di cui di nuovo ieri abbiamo intervistato l'armatore Giambattista Borea Dolmo, che ci raccontava che questa in realtà è una barca da crociera, quindi piuttosto lenta e impegnativa, ma divertente. E devo dire che oggi si sta comportando piuttosto bene, perché è decisamente nel primo terzo della flotta, per cui bravo Vistona. Dietro di noi, abbiamo un'altra barca che ha una storia. È Leon Pancaldo ed è una barca che è stata ristrutturata direi una decina di anni fa, forse qualcuno anche in più, ed è particolare perché oltre ad ospitare a bordo, vedete, ciao! Questo equipaggio di adulti viene spesso utilizzata anche dall'Istituto Nautico di Savona, e quindi insomma, si portano in mare anche i ragazzi, futuri navigatori. Dopo l'8 metri stanza internazionale che abbiamo visto passare qualche minuto fa, i nostri colleghi fotografi che ci impallano, ma li salutiamo lo stesso, un altro 8 metri francese, che crediamo sia Nin, e ancora dietro, vedete, riesci a girarti, bravo Alessio, bravissimo, vediamo il resto della flotta che sta arrivando. Questo, se non sbaglio, è Outlaw, di cui poi vi racconteremo la storia perché è abbastanza particolare, una barca insomma molto originale dal punto di vista del progetto. Vediamo se riusciamo a farcelo sfilare, perché mi sembra che abbia anche il nome scritto sulla chiglia. Vediamo un po', Alessio, riesci a... Ecco, sì, vedete? Divertente questa cosa. E ha questa tuga assolutamente incredibile. E poi se ci passano vicino e riusciamo a farlo vedere, ecco, direi che anche la ruota del timone è degna di nota. Guardate che buffa che è, molto divertente questo paraonde di legno lamellare. Un
un pozzetto abbastanza stretto, il timone è veramente molto avanzato. Outlaw, che vuol dire fuori legge. Stavamo pensando di dirigerci sulla boa successiva, però siamo stati così colti e affascinati per un attimo e volevamo farvi vedere la bellezza di questi spicolorati, questo turchese intenso, rosso, uno spitiradiale che ormai si vede molto raramente, proprio quello di Outlaw sui campi di regata, e poi una vela che sinceramente mi informerò meglio e vi farò sapere, una vela su la mezzana di quella barca, che è una sorta di piccolo speedy poppa, bellissimo. Abbiamo navigato lentamente con il nostro mezzo, con il nostro gommone, per raggiungere la boa, e ora ci siamo fermati un attimo perché volevamo mostrarvi questo spettacolo vero di tutta la flotta che sta scendendo con gli spicolorati a riva. È veramente uno spettacolo. In realtà il vento è un po' calato, è rimasta questa onda fastidiosa, speriamo che rimanga con noi almeno fino al traguardo. Però, come diceva un nostro amico giornalista, la vela è bella e la vela classica forse ancora di più. Abbiamo raggiunto in questa luce un po' lattiginosa, in realtà assomiglia molto al Solent, all'Inghilterra, a qualche zona del mare del nord. Comunque abbiamo raggiunto la boa, con qualche cosa interessante da raccontare. Allora, come vedete, Chips, uno dei tre P-Class, ha ammainato lo SPI, ha issato il Genoa e sta adesso cercando di, un po' faticosamente devo dire, di arrivare sulla boa. Però la cosa interessante, noi abbiamo parlato di questa sfida sempre a tre fra i P-Class, è invece rappresentata da Z7, che vedete lì, che è il 7 metri Hendrix, che vi avevamo fatto vedere prima al giro del disimpegno, che ha fatto veramente un lato prodigioso, nel senso che ha lasciato dietro gli altri due P ed è vicinissimo a Chips. Vi confessiamo che facciamo un po' il tifo per lui, vediamo se riuscirà a tagliare il traguardo in prima posizione assoluta. Intanto il resto della flotta lento moto sta procedendo verso la boa. Abbiamo seguito questa sfida tra, non voglio dire Davide e Golia, perché insomma Hendrix non è così più piccolo dei P-Class, però insomma molto interessante un passaggio di boa dove purtroppo Hendrix è un po', come dire, è stato un po' penalizzato dal fatto che Chips non abbia girato stretto sulla boa, e quindi anche loro hanno dovuto fare un po' più strada. Però è veramente uno spettacolo, e adesso stanno arrivando anche gli altri due. Vedremo se sarà un arrivo, come dire, 3 contro 1, un piccolo contro 3 più grossi, e chi la spunterà. È comunque una bella immagine. Lo sappiamo, in realtà sembra molto più una foto che un video. Il vento è veramente calato moltissimo, come vedete quasi tutte le barche, tranne poche, arrivando nella zona della boa, hanno tolto lo SPI, hanno dato le vele bianche, ma è veramente un po' agonizzante il vento in questo momento. Speriamo che magari col giro del sole salga un pochettino di aria e permetta a buona parte della flotta di arrivare fino all'arrivo fuori la città d'Imperia. Eccoci, stiamo arrivando sulla linea del traguardo, allora, di questa seconda regata delle vele d'epoca d'Imperia 2022, e ce l'hanno fatta i piccoli del 7 metri Hendrix, stanno in realtà, hanno lasciato alle spalle
tutti e tre i P-Class e come vedete insomma abbastanza con potenza e passando bene sull'acqua hanno preso la testa della flotta e quindi si stanno avvicinando alla linea del traguardo. Devo dire che è un risultato abbastanza stupefacente, ma credo dovuto alle abilità dell'equipaggio di questa barca. Per fare loro onore e celebrare la loro vittoria vi racconto che Hendrik è un 7 metri stazza internazionale, che è una classe molto poco diffusa e di cui rimangono veramente poche barche. È stato costruito in Scozia dal cantiere Fife, è stato di proprietà di una serie di lord e notabili inglese, ovviamente essendo iscritto al Royal Yacht Squadron. Lasciamo un attimo di tempo all'equipaggio per festeggiare e li festeggiamo anche noi per questa prestazione veramente, veramente ottima, devo dire. Vi stavo raccontando che poi ha passato diversi anni in Svizzera. Infatti, Eugenio, se riesci ad alzarti in testa d'albero, vediamo che sventola il vessillo elvetico rosso crociato. Quindi veramente complimenti a Hendrik per questa vittoria meritatissima, meritatissima. Vedete anche che fatica con questa onda lunga e piuttosto ripida che ha fatto questa piccola barca. E per gli altri aspettiamo, ora nella flotta ci sono di nuovo i tre P-Class che se la stanno battendo nuovamente come hanno fatto anche ieri e come fanno in quasi tutti i riduni delle barche d'epoca dove sono presenti in questa specie di match race classico, e il resto della flotta invece è ancora sulla boa, direi. Una metà della flotta forse ha passato la boa e gli altri stanno lentamente risalendo. Ora pare che però forse un pochino di aria del primo pomeriggio stia salendo. Speriamo di poter festeggiare tutti sulla linea del traguardo. Ancora pochissimi metri e il primo P-Class taglierà la linea del traguardo delle vele d'epoca di Imperia. E quindi diciamo così, c'è un avvicendamento rispetto a ieri. Se ieri era stato Corinthian, lo scafo blu, ad aggiudicarsi la regata, oggi è Olympian, questo con lo scafo verde, in attesa che giungano anche gli altri due rappresentanti della classe, appunto con lo scafo blu e lo scafo rosso. Congratulazioni all'equipaggio di Olympian. E anche Chips, il secondo dei P-Class, è terzo in reale, diciamo così, ha tagliato la linea del traguardo della seconda giornata delle vele d'epoca. Chiediamo un saluto all'equipaggio. Bravo! E si dirige lentamente verso il porto di Imperia, la Calatanzelma. E ultima virata anche per il terzo P-Class Corinthian. Devo dire che questo mare blu di Imperia fa un'ottima impressione estetica con queste barche così lucide, i legni e gli ottoni. Ecco, vedete, mostrano al comitato il numero, perché in realtà, come dicevamo forse anche ieri, è buffo, queste barche non hanno candelieri, non hanno battagliole e quindi non hanno, se non sulle sarte, ma farebbero un po' di attrito di windage, non hanno posto dove apporre il numero. Quinto sulla linea del traguardo delle vele d'epoca d'Imperia, seconda prova di sabato, Twiga dello Yacht Club de Monaco,
maestoso anche in questa, in questo movimento nel cavo dell'onda. Chiediamo all'equipaggio di salutarci, ma sono un po' impegnati in questi ultimi metri. Del Twiga vi abbiamo già detto molto, adesso però vi do un'altra notizia che è interessante. Nel 1935 questa barca vinse il Fastnet, quindi dura navigazione nel Mare del Nord. Complimenti a Twiga, perché credo sia la prima delle big boats sul traguardo. Qua una barca decisamente più moderna, Miss Kay, che taglia il traguardo, ha dato direi un bel distacco ai suoi concorrenti, anche grazie insomma a delle linee più moderne e probabilmente un dislocamento più leggero. Ora aspettiamo, vedete Eugenio sta facendoci una panoramica della flotta, che adesso però pare un pochettino essere ripartita, e aspettiamo anche l'arrivo di questa barca, albero di legno, per cui ci immaginiamo che sia un pochettino più anziana. Ecco i nostri amici dell'equipaggio tedesco di Anne-Sophie, che fanno vedere bene il numero di Cagnaro. Li abbiamo conosciuti ieri, li abbiamo rivisti oggi. Bene, nel senso che comunque sono sempre nella top 10 della classifica. Ieri avevano chiuso in quinta posizione, oggi in sesta dei classici, in settima overall, ma comunque molto bravi. Vedete insomma alle nostre spalle il resto della flotta, oltre ai numerosi gommoni di assistenza che stanno qua sulla linea del traguardo. Ci vorrà probabilmente ancora diverse decine di minuti prima che arrivi il resto della flotta. Eolo non è stato né cattivo né buono oggi, diciamo mediocre, e speriamo che per la prova conclusiva di domani invece ci dia delle soddisfazioni maggiori. Ciao da Imperia!